Ciao a tutti, sto già ridendo. Voglio fare una cosa un po', voglio mettermi alla prova. Ho visto prima così per caso dei video sulla No Mirror Makeup Challenge, quindi truccarsi senza guardarsi allo specchio. E mi è sembrata un'idea così divertente che così ho pensato di provare anche io a fare questa cosa. Non so cosa ne verrà fuori. Vabbè, comunque ho preso prodotti senza specchi o comunque ho girato gli specchi e adesso copro anche lo schermo dell'iPad così non mi vedo per niente. Proviamo a fare questa cosa. Quindi o verrà fuori una schifezza, visto che già quando mi guardo il risultato non sempre è proprio professionale, diciamo così. Oppure, chissà, magari viene fuori una cosa bellissima perché senza guardarmi sono più brava. Proviamo. Allora, copro lo schermo. Spero anche di non guardare il cielo, non lo so, so che devo guardare lì, quindi guarderò lì. Allora, poi non so neanche quanto verrà lungo, non ho idea. Provo, non so nemmeno se lo pubblicherò perché magari sarà una schifezza. Comunque, proviamo. Allora, iniziamo a mettere il fondotinta. Io uso questo qua, il Fit Me di Maybelline. Non so se è chiaro. Proviamo. Da un po' che ce l'ho, ma non lo uso tanto spesso. No, forse va bene per me. Allora, e lo metto con la Beauty Blender. Ah, molto bella questa esperienza. Cioè, è come non filmare niente, non so, è una cosa strana. Boh. Non ridete troppo, mi raccomando. Chissà cosa viene fuori. No, è che poi dopo uno sembra che non si guardi più di tanto, no? Che va, come dire, ormai conosce il proprio viso e quindi i movimenti sono sempre gli stessi. Poi in realtà ci si accorge, quando una cosa manca che ci si accorge, no, di quanto sia invece utile e indispensabile. Boh. Niente, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Beh, lo finiamo a sto punto, tanto. Sono veramente, questo video sarà lungo 50 minuti. Allora, metto anche una cipria. Questa è la Nude Magic BB Powder di L'Oreal. Oggi è una giornata un po' meglio di ieri, devo dire. Ieri ho registrato un paio di video e veramente era buio, ma buio, ma buio, una cosa incredibile. Io non sopporto veramente l'inverno. Ho bisogno di luce, di sole. Non so, delle volte mi sembra che il tempo brutto sia più in sintonia con il mio umore. Non so, piove, mi metto in casa, al caldo, magari mi faccio un tè. Mi sembra di stare meglio così. Però poi mi rendo conto che comunque il sole ha tutto un altro effetto. Mi rende molto più di buon umore, decisamente. Ok. Chissà cosa sto combinando. Chissà. Sopracciglia, aiuto. Questa è un'operazione veramente complicata. Poi in realtà, vabbè, non è che ho particolarmente bisogno. Per fortuna ce le ho ancora abbastanza folte, però soprattutto la parte esterna c'ho un po' di buchetti. Non so veramente cosa sto facendo, ma credo che le sopracciglia siano la cosa più complicata senza guardarsi. Vabbè, speriamo di non aver fatto troppo una schifezza.
Secondo me, o non ho fatto niente perché non ho calcato abbastanza, diciamo così, oppure ho fatto delle rigacce incredibili. Comunque credo che questa sia decisamente la cosa più difficile senza guardarsi. Ok. Poi voglio usare un bronzer. Ho questo qui che è bellissimo di Physician Formula. Ha un packaging troppo bello. Veramente questi prodotti hanno dei packaging bellissimi. Sotto c'è lo specchietto che ovviamente non andrò a guardare, anche un pennellino. Comunque è troppo bella. È che purtroppo questi prodotti li trovo soltanto sul sito di Macchillaria. E quindi insomma. Anche un profumo molto estivo. Sembra un profumo di cocco, ma qualcosa del genere. Sono troppo belli questi prodotti. È che boh, so che li vendono in alcuni OVS, in alcuni supermercati, ma qui da me proprio no. Non ce l'ha nessuno. Però sono bellissimi. Ricordo anche tempo fa che avevo preso quei prodotti che si modificano, che modificano il colore in base alla pelle. Allora, poi uso questo illuminante che ha dei riflessi particolari di NYX, questo qua. E dove lo mettiamo? Qui? Hanno messo il blush, però. Boh, vado un po'. Senza guardarmi, non ho nemmeno bene un ordine di come fare le cose. Chissà, si vedrà, non si vedrà. Boh. Ok. Poi voglio usare invece per il trucco questa, la palettina di Kiko, della collezione nuova. Ti presente quella? No, non mi devo guardare, quella così. Non devo guardare lo specchio, giriamo bene. Allora, mettiamo subito il blush, ma sì, tanto. Sarà tanto. Adesso vediamo quanto è scrivente. So che sembrerò Heidi. Sicuro. Ok, allora passiamo agli occhi. Dunque. Allora, inizio a prendere un colore da mettere nella piega, questo. Chissà se sto inquadrando anche i prodotti bene, ma non lo so. Non lo so. È una sensazione stranissima. Provate. Se state guardando questo mio video e non ne avete mai visti di simili, provate anche voi. È veramente una cosa stranissima. Sembra di essere disorientati, non so. Questo qui è un top. Magari potrei usare anche qualcosa di più caldo. Oggi è giovedì, non ho niente di particolare da fare, per fortuna è pomeriggio, devo solo recuperare i figli a scuola e poi basta. Di solito il giovedì pomeriggio mi dedico alle faccende domestiche, tipo stirare, che è una cosa che non mi piace fare per niente, ma è necessaria. Posso rilassarmi un po'. Non so, secondo me o non si vedrà niente o avrò fatto un pasticcio incredibile.
diamo anche una sfumata, facciamo le cose serie. Poi scuriamo un pochino. Questa è un'operazione veramente molto difficile, eh? Anche perché non so bene. Vediamo. Sono molto pigmentati o no questi ombretti, ma credo proprio di sì. Credo di sì. Poi, saranno uguali due occhi? No, assolutamente no, di sicuro. Così. Poi, che colore mettiamo? Un colore un pochino più brillante. Mi piace questo colore dorato qua, questo qua. Ma sì, poi ci sta bene un colore chiaro qua sopra. Ok, adesso non sto vedendo cosa sto combinando, però mi sembra veramente valida questa palette. Gli ombretti sono belli, non fanno polvere. Belli. Ci starebbe anche un illuminante, ma boh, non so dove metterlo qui. Si vedrà, non si vedrà? Non lo so. E noi lo mettiamo lo stesso. Cosa manca? Manca la matita. Ecco, questa è un'operazione veramente che mi fa paura, perché se mi... No, decisamente questa qui è una cosa molto complicata. Io provo così, ma... Mamma mia. Questa è una cosa veramente complicata. Anche perché si rischia di ciecarsi. Poi voglio mettere, anzi, prendiamo l'ombretto nero. E vorrei metterlo un pochino sulla piega, tipo eyeliner. Chissà, magari non mi sto neanche inquadrando. È possibile che io sia fuori dall'immagine, dallo schermo? Può essere. Poi manca il mascara. L'ho preso il mascara. Dove ho messo il mascara? No, non l'ho preso. Vado a prenderlo. Eccomi qua. No, penso che anche il mascara sia impossibile da mettere.
Cioè, come fai? Come si fa a mettere il mascara così? Che paura! No, questo veramente è difficilissimo, è l'operazione più complicata. E poi il rossetto. Ho preso questo metallico di pupa. Magari non c'entra niente con quello che sto facendo, però ci proviamo. Questo che cos'è? 00. Io e la mia vista. Non so se è lo 04 o lo 006, mamma mia. Forse è bene che io inizi a mettere gli occhiali per vedere queste cose. Non oso pensare come poteva essere mettere un rossetto liquido. Già faccio fatica quando mi vedo. Sarà tutto sbavato il rossetto, sicuro. Mi sembra di aver messo tutto, mi sembra. Sì. Che dite? Com'è il risultato? Ho paura di guardarmi. Forse è meglio che mi succhi prima di guardarmi. Che dite? No, provo a guardarmi. Vediamo cosa ho combinato. Ok, vediamo. Però, caspita. Forse qua c'è un po' troppo illuminante anche qua sotto. Però, dai, non è brutto. Anzi, anche i colori che ho usato non sono male. Che dite? Beh, rispetto all'inizio, senza trucco, dai, non sono male, no? Che dite? È riuscito il risultato? Già l'esperimento è riuscito? Ma a me sembra che non sia malvagio, anche qui è un po' sbavato il rossetto. Però quasi quasi, quasi quasi mi trucco meglio senza vedermi. Potrebbe essere una cosa da fare sempre. Sembra quasi che appunto così andando un po' così a sensazioni io sia riuscita ad esprimere il mio io attraverso il trucco. Mi è uscito dall'interno. Vabbè, lascia perdere le stupidaggini. Comunque dai, secondo me è riuscito bene. Arrivo Alena. È riuscito bene l'esperimento. Non mi dispiace per niente, anzi, veramente mi sembra che è venuto bene questo trucco, davvero. Stranissimo. Vabbè, poi adesso mi dedicherò a tutte le spiegazioni psicologiche di questo fatto. Però niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vabbè, non sono stata particolarmente chiacchierona, ma insomma. Non lo sono, diciamo, poi stavo facendo una cosa che mi impegnava abbastanza, quindi comunque spero, insomma, che vi sia piaciuto questo video. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, chissà che magari ne farò altri strani di video, chissà, seguitemi. E niente, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Anzi, penso anche che uscirò, visto che mi pare che mi sono truccata bene. Ciao!